Buongiorno, ecco, questa mattina noi ci troviamo in una delle zone meno accessibili di questa casa, che si poggia su strutture romane antiche. Qui vicino abbiamo anche l'anfiteatro romano. Ma adesso venite con me. Ci troviamo nelle cantine della casa di Albano, che sono direttamente scavate, sono state scavate direttamente nella roccia di tufo tipica qui dei castelli romani. Al tempo non esistevano i frigoriferi e quindi i nostri missionari di un tempo, possiamo pensare anche al nostro San Gaspare, custodivano qui le loro scorte alimentari, le derrate alimentari. Ora, da questo luogo così suggestivo, voglio passare la linea al nostro inviato Francesco Fugazzaro, ci racconterà l'oggetto misterioso di questa giornata. A cosa serve comunemente una chiave? Ad aprire o a chiudere qualcosa? Ed è proprio questo l'oggetto che oggi ci aiuta a conoscere un pochino meglio la storia di San Gaspare del Bufalo. Ecco le nostre chiavi, sono le chiavi dell'abbazia di San Felice di Giano, in Umbria, dove è stata fondata la congregazione dei missionari del Preziosissimo Sangue. Lo troviamo sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo, dove viene evocato come simbolo di autorità, di potere, il potere della conoscenza di Dio. L'episodio evangelico che ci ha richiamato la nostra memoria, non appena io vi ho svelato qual era l'oggetto in questione oggi, è sicuramente il celeberrimo della consegna di Gesù a Pietro. Gesù in questo episodio consegna a San Pietro e quindi ad ogni uomo la chiave per la piena felicità, per la piena conoscenza di Dio. Questo episodio ci ricorda che nella vita non possediamo tutte le chiavi per la piena realizzazione della nostra vita, per la piena felicità. Ed è proprio in questi momenti che, come San Pietro, possiamo aprirci alla relazione con qualcuno che ci dona gratuitamente la chiave per la nostra felicità. Eccoci qua, siamo nel cuore della nostra storia. Ci siamo spostati nel 1820 e siamo a San Felice, a Giano, dove San Gaspare sta predicando una settimana di esercizi spirituali, al quale sono approdati due giovani sacerdoti, tra cui il nostro carissimo Don Giovanni Merlini, all'epoca 25enne. Ci scrive Don Giovanni Merlini che viene accolto subito con grande amorevolezza e premurosità da San Gaspare, e questo ammalia conquista subito Don Giovanni, e oltre chiaramente alle grandi doti oratorie e di predicatore che ha San Gaspare. Succede però che al termine degli esercizi spirituali San Gaspare è costretto a partire in missione, e quindi chiede a Don Giovanni Merlini di predicare gli esercizi spirituali che stanno per iniziare a San Felice. Don Giovanni Merlini chiaramente inizialmente è un po' titubante, però sappiamo che San Gaspare ha delle grandi doti di persuasione e quindi riesce ad incastrare, se vogliamo, Don Giovanni Merlini. Ed è così che gli consegna le chiavi dell'abbazia di San Felice di Giano. Ecco che Don Giovanni Merlini sta accogliendo attraverso le mani di San Gaspare del Bufalo, a sua insaputa, molto più che le chiavi di un'antica abbazia o di un semplice incarico temporaneo. Sta accogliendo le chiavi dell'intera congregazione dei missionari del Preziosissimo Sangue. Ciao, ci vediamo alla prossima puntata.